Allora, non starò a farvi vedere come si cambia l'olio sull'Agila, visto che l'abbiamo visto in un altro video, però vi spiego cosa ho fatto. Ho fatto due scanalature, una qui e una qui, e con il pappagallo sono riuscito a smollare il maledetto tappo. Ho tribulato parecchio, per fare le scanalature, perché qui era tutto spanato. Niente, comunque questo è il nuovo tappo. Ci va dentro una T45 e niente, glielo andiamo a sostituire. Comunque con il pappagallo si riesce. L'ho già allentato. Niente, era solo per farvi vedere che se dovesse capitare anche a voi, basta fare due scanalature qui con... Ho usato una lima come questa. Vedete? Ho fatto qua, ho limato qua dietro. Dopo un'oretta di limature varie con il pappagallo si allenta tranquillamente. Va bene? Visto che ci siamo, vi faccio vedere. Quest'olio ha percorso più o meno 5.000 km, però vabbè, visto che ci sono lo vado a sostituire, non ci penso più. Anche se ha solo 7 mesi, ormai che faccio il lavoro lo faccio completo. Comunque con un po' di tenacia si riesce. Questo è il maledetto tappo. Vedete la filettatura com'è spaccata. E niente, ragazzi. Beh, senza stare a fare un altro video, vi faccio vedere anche come si sostituisce il filtro dell'aria che si trova qua. Sono questi fermi, due, e quattro. Questo si solleva ed ecco qua. Tra l'altro non era neanche molto sporco. Muoviamo se c'è dello sporco all'interno. Il nuovo filtro. Da 2 minuti d'orologio, quindi richiudiamolo bene, chiudiamo le linguette, abbiamo finito. Bene, ragazzi, alla prossima.